che il telefono si usa così, quindi c'è lo scopo di fare le telefonatine per bene. C'è un'intelligenza dietro alla canzone a questo scopo? Sì, ok, quindi c'è anche l'intelligenza di stabilire i propri scopi. E quella dello scopo, dello scopo, dello scopo, dello scopo, dello scopo, dello scopo, non c'è via d'uscita. E non c'è via d'uscita dalla logica. Non c'è via d'uscita logica dalla logica. Ma quindi praticamente il razionale del bug è il cortocircuito che non sa fare razionale, perché bug va a mandare il messaggio, avete presente il libro, perdonami, quello 13.000 anni di storia della specie umana, armi, acciaio e malattie? Ok, in armi, acciaio e malattie, a un certo punto c'è il capitolo sulla mandorla dove spiega come le mandorle all'inizio erano schifo, cioè immangiabili, eccetera. Poi a un certo punto, per una serie di errori, la mandorla si è trasformata. Attualmente è uno dei cibi più, diciamo, nutrienti che abbiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Morale della favola, l'errore plasma il sistema dall'esterno, anche se il sistema è programmato in un altro modo. Alla fine l'errore, creando l'anomalia... Ma l'errore crea una nuova logica. Il problema è qualcosa che non c'entra niente con la... cioè che è fuori da questo sistema, che cioè è inutile. Sì, infatti chiudiamo con questi poveri disgraziati andando all'esterno. Se avete errore per rispondere a lui. Esatto, se avete Roberto, Gregorio, se avete qualcosa da dire, che non sia lasciateci liberi, farlo adesso. No, e se vuole di complicato, perché ovviamente appunto la questione dell'intelligenza artificiale, ovviamente andrà appunto la questione molto importante. L'intelligenza artificiale, il mito dell'intelligenza artificiale probabilmente oggi è la speranza che a superare i limiti dell'intelletto umano, cioè se per esempio è vero che esistiamo in un universo a 11 dimensioni spaziali con una teoria di stringhe, è difficile che il nostro cervello un giorno riesca veramente a capire tutto questo. Allora secondo me oggi viviamo la speranza che una intelligenza artificiale ci aiuti veramente a trovare le risposte che non possiamo trovare. Greg, vuoi dire qualcosa? Sono domande così belle e enormi che possiamo parlare per millenni. No, mi piaceva molto la protesta sull'errore dell'ultimo ragazzo, però non ho visto che la cura ha fatto la domanda su dove va a finire l'irrazionalità, non so, voglia di parlare di caos e cose di questo tipo, bene, così la butto lì e poi chiudo il collegamento. Il fatto stesso che esista qualcosa non è del tutto chiaro, quindi continuamente a apparire roba, non è del tutto chiaro che sia un fatto logico e razionale, potrebbe essere la fonte stessa di tutto ciò che non ha senso. Tutto lì e mi dilego perché non sapevo andare avanti. Buongiorno, il fatto stesso che continui ad apparire roba. Detto dalla persona che è apparsa all'improvviso in uno schermo, ancora più guidato, lo va bene, allora come mi la carta. Grazie a tutti. Un quanto di elettroni me ne scompaio. Grazie. Grazie ragazzi, è stato davvero un piacere. Grazie a voi. Ciao. Lo so, però diciamo, la progetto lo allunghiamo di un'ora. Era, diciamo, no, invece l'abbiamo rivista, ma stavo soffrendo. Ma tu stavi, era un mese che aspettavi questa cosa. No, vabbè, ma anche fare cose che ho fatto degli altri. Dite ciao. Quando possiamo portare dove si diverte? Occhio, no,